Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Hogwarts Legacy e in questo video continuiamo la quest principale, ci andiamo a fare all'ombra della montagna, quindi ci dobbiamo incontrare con Sebastian qui all'ombra della montagna e siamo già qui, quindi aspettiamo e vediamo cosa succede. Non mi piace per niente. No? Ho ricevuto il tuo gufo, grazie. Felice tu sia qui. Ho avvistato delle frotte di seguaci di Ranrock salire dalla costa. Ne ho udito uno dire che sono diretti a un'altra caverna, come quella trovata da noi. Com'è possibile che siano ancora un passo avanti a noi? Non possono sapere del trittico. Non so. Ho visto un altro ricordo. Questa volta era di una custode di nome Neve Fitzgerald. Era turbata dal modo in cui Isidora ha usato la magia antica. Ma ancora non so come tutto questo si colleghi a Ranrock. Questi custodi ti stanno prendendo in giro. Devi pressarli per avere maggiori informazioni. Non funziona così. Per accedere a ciascuno di questi ricordi devo completare una prova. Non è semplice come credi. Mi stanno mostrando i ricordi in un ordine specifico. Loro... O non si fidano di te, o non hai sufficientemente a cuore Anne per porre loro le domande più scomode. Picchialo. Certo che ho a cuore Anne. Siamo arrivati fin qui. Non permettere alla tua frustrazione di prevalere. Va bene. Mi fiderò dei tuoi cari custodi, per ora. Ma lo faccio controvoglia. Non abbiamo scelta. Ora dobbiamo capire perché il trittico ci ha condotti qui. Presto, prima che ci scoprano. No. Tieni gli occhi aperti. Ho visto degli scagnozzi di Ranrock allontanarsi dal sentiero più avanti. Mi chiedo perché. Vorranno fare razzie. Questa montagna serviva a custodire gli oggetti preziosi dei borghi locali. Ma è stata abbandonata quando Ranrock si è impadronito della costa. Ah, non posso andare con la scopa. Io volevo tagliare e invece niente. Non andare dove vuoi tu, però. Andiamo. Già laggiù abbiamo un bel po' di nemici. Ma non ci dobbiamo far beccare? Non li posso... Vabbè. Non così tanto. Un leone qui... Più a lungo, è vero. Un pasto pesante tira l... A posto. I seguaci di Ranrock meritano tutti lo stesso destino. Bene. Aspetta un attimo. Non c'è niente, possiamo andare. Però mi sa che li picchiamo. Basta, stealth. Per alcuni sono un cattivo presagio. Per alcuni. Non per tutti, però. Esatto. Lo so. D'accordo. Senti, non ho nessuna intenzione di scalare questa montagna in silenzio. Quindi? Se facciamo una chiacchiera? O cantiamo? Cantiamo una canzone. Non mi pare che sia a parlare, però. Mi dispiace che possiamo entrambi vedere i Testral. È una capacità che avrei preferito non ci accomunasse. Amo. E non c'è nessuno shiny, non ci interessa. Uccidere tutti. Aspetta, gli intrusi. Dobbiamo studiare un piano. Sono stanco di pianificare. Infatti, infatti. Dobbiamo rallentarne uno. Ma non c'è arrivato. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Questo è il meglio che puoi fare. Questo lo chiami
siamo in capro. Ok. Un assassino dei seguaci. Qual è l'assassino? Scusate, Seguace guerriero, seguace tiratore. Ah, non penso che ci sia, quindi ci avete scassato. Senti, schiantalo così. No, a lui! Maledetto! Non ce l'ha più lo scudo. Sì che ce l'ha. Non ci sto capendo una sega. Maledetti! Perfetto. Ma questo non ti piace proprio, ma fammi capire. E basta. E niente. Sì, vabbè. Io odio sta cosa del lock, veramente. È qualcosa di impressionante. Vabbè. È un po' scassato, eh. Vai via anche tu. Oh, me cambi sto cacchio di slot. E che cos'è? Vai. No. Come al solito fa come gli pare con lock. Va benissimo. Che ti è saltato in testa? Di uccidere quei goblin. Potevi farci ammazzare. Ma non l'ho fatto. Sembra che i seguaci di Ranrok fossero diretti più avanti nel sentiero. Revelio, proseguiamo. Ma perché sta cosa? Siamo stati noi alla fine ad aggrare il tutto? Vabbè, non mi faccio domande. Ranrok la farà pagare a tu. Qualsiasi manufatto di argento goblin appartiene a noi. Che sia una spada o uno di quei fantomatici depositi. Hai sentito quel goblin? Tu dici. Che ridicolo concetto di proprietà. Oh, goblin. Quando stanno, scusate? Hello? Grazie mille per il follow. Benvenuto o benvenuta. Caduto di sotto. Morto? I seguaci di Ranrok meritano tutti lo stesso destino. È mortuto, è mortuto. Ok. Andiamo avanti. Confringo. Lumos. Lumos. Oh, bene, c'è una cassa qui. Questo? Gentile residente, l'ispezione del suo pollaio avverrà fra 2 settimane. In ottemperanza alla disposizione del ministero riguarda le voci di allevamento illegali di basilischi. La preghiamo di assicurarsi che la sua abitazione sia priva di rospi e di ricordare che la pena prevista per tale reato è l'ergastolo da scontare ad Azkaban.
Qualora dovessi avere delle domande, contatti l'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche del Ministero della Magia. Interessante. Lumos. Lumos. Mi dagliela così così. Levate, ve. Oh. Concordo. L'unico mago buono è un mago morto. Ranrock ha ragione al riguardo. E io ho tutte le intenzioni di aiutarlo nei suoi scopi. Tu dici. Ma se le picchio? Se le picchio. Chi va là? No, madonna. E vabbè. Picchia. Dov'è? Non lo vuoi prendere, me lo dici? Guarda, non lo voglio prendere. A posto. Deve essere questa. Sebastian, aspetta. Aspettare? Cosa? Perché improvvisamente tanta cautela? Ascoltami, so che sei arrabbiato e abbattuto, ma attaccare ora potrebbe vanificare tutti i nostri progressi. Lodgok ha... Oh, il tuo amico Goblin? Smettila! Non tutti i Goblin sono come Ranrock. Io non sono il nemico. Vogliamo la stessa cosa, trovare delle risposte. Pensavo che volessimo la stessa cosa. È così. Ascoltami. Lodgok conosce Ranrock molto meglio di noi. Mi ha detto che Ranrock sa dei custodi e sta perlustrando tutti i luoghi legati in qualche modo a ciascuno di loro. Ecco perché sembrano sempre essere un passo avanti a noi. So quel che sto facendo. Devi fidarti di me o non credo che potremo andare avanti insieme. Va bene, mi dispiace. Mi sto lasciando sopraffare dalle emozioni. Ed è così già da un po'. Mi fido di te. E non credo di poter salvare Anne senza il tuo aiuto. Bene. Ranrock chiaramente sa più di quel che credessimo. Dobbiamo stare attenti a non fare errori. Attaccare ora non serve. Ci attende un durissimo lavoro. Dobbiamo operare assieme. Solo così troveremo l'ultimo pezzo del trittico. Sono d'accordo. Quindi? Possiamo andare? E qua che c'è? C'è un'altra caverna. E poi ci veniamo a fare in un altro momento. E ve le porto tutte nelle guide. Un po' di pazienza e arriva tutto. O probabilmente quando vedrete questo video è già arrivato. Molto probabilmente. Quello tanto non ce lo fa pia. No. Ma prima dice da aspettavo, dopo entriamo comunque nelle caverne. Non ho capito io. Qualcosa che non mi torna. Per ora tutto bene. Splendido. Ragni. Perfetto. Che bello. Confringo! Confringo! Expelliarmus! Bombarda! Levioso! Brucio! Expelliarmus! Tu sorella! Che esagerazione! Che cazzo sei, oh! Bombarda! 8000 ragni! Non colpire quello di fianco a te, tranquilla, colpisci quello che hai a 10 metri di distanza, perché dovessi per caso ammazzare un nemico, poi dopo diventa un problema. Mamma mia, che roba brutta. È finito? Vai un pochino scartovetrato. È arrivata mamma. E arriva... Madonna. Come devo fare? Neanche a lockarli io i nemici, perché poi me lo cambia lui, il lock. Quella... Beh, non dico niente, non dico niente. E via. Dobbiamo fare prima i nani.
Niente. E via. Aspetta, va. Ok, una bella botta gli abbiamo data. Se la smetti, tua madre è quasi morta. Grazie. Stanno arrivando 8000 di ragni, raga. Che cazzo? Maledetti. Dai, muoviti. Mamma mia. Non è gestibile la situazione certe volte. Telecamera terrificante. Ok, quella è andata a fuoco. Dove sta l'altro? Fatto fuori tu? Sembrerebbe di sì. In alcune situazioni la gestione della telecamera con sto lock terribile che ha, col fatto che cambia quando vuole lui, e non ho ancora controllato nelle impostazioni io se si può cambiare questo scempio. Dov'è la cassa? Tu? Come di qua? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, spacca sto coso. Dai. E quel forziere sarebbe caduto. Oh, ce ne volevano tre almeno. Le spintarelle. Ok, di qua. Andiamo. Andare dall'altro lato da cui siamo venuti, quindi possiamo andare di qua. Quei ragni sono intenzionati a divorarci. Di sicuro siamo meglio di una cena a base di goblin. Ribelli! Cassa laggiù, raga. Yes. Terretto da notte rustico, questo ci mancava. Picchissimo. Ma che è? Ci avevamo dietro. Attenzione, momenti di panico. Non riesco a girare niente, non vedo niente. Vabbè, tua sorella. Non è che. Siamo chiusi malissimo in una zona bruttissima. Se badacci tua. No, figurati se. Ok. Che schiantate, che cose. Basta. Via, via, via. La maccia. Fai così. A posto. Come è andato? Non eri morto. Vai, funghetti. Che panico tutte le volte. Una scala che conduce qui. Per quale motivo? Sembra che nessuno vi metta piede da tempo. Rebelli. Confringo. Però quando non li devi far fuori non c'è verso, eh. Confringa, confringa. Bombarda lì. Sì, non ci scassano. Guarda questo posto. Non è il mio stile, però. Troppo esagerato.
C'è un po' di gente, se va. Volevo prendere quello al centro. E cosa? Chi è sta? Dove? Quello laggiù. Usa proficuamente proteggo. E come usi qua proficuamente proteggo? A strage. Questo è rosso. Ma chi c'è? Vabbè. E aspetta. Mamma mia. Che panico. Bottarella. Ma stanno in due. Ma sta a colpi quella. Ma io boh, veramente, cioè. Adesso coso brutto. Aspetta che sta a meno a tuo figlio, sta banato. Che? Mo arrivo da te, che te pensi? Sappia. Attraversare la caverna non può essere stata l'unica sfida. Forse dobbiamo cercare delle rune. Forse. Certo che potrei usare tutte le risorse che ho a livello di pozioni e cose varie. Ho già visto simboli runici come. Dai, buono, che prima devo raccogliere tutto. Qui c'è una cassa. Abbiamo per fortuna o istinto? Ok. Poi fammi vedere laggiù che c'è sta. Ragnetti nani e una cassa. Perfetto. Fatto di pelle. Ce l'abbiamo. Ok, allora dobbiamo trovare quelli. Uno è lì, uno è di fianco. Dobbiamo levare la ragnatela. E uno è dietro, a posto. Due e tre. Sarà mai troppo presto quando usciremo da qui. Sei buono. Niente? Sembrerebbe di no. Da lì ci siamo venuti, lì ci siamo andati, a posto. Possiamo andare avanti. Ho fatto una scoperta, il potere che ho perfezionato con i miei professori e con cui ho evocato i pilastri tanto splendidi deve essere attenuato notevolmente per le imprese più delicate che dovrò intraprendere ora. Sembra simile alla rimozione di un ricordo, ma la magia impiegata è completamente diversa. Mentre rimuovevo il più lieve sussurro di dolore giusto al di sopra del cuore, è apparsa una lieve foschia che si è dissolta rapidamente. Ho percepito un'ondata di pace, come se sapessi istintivamente che quello che stavo facendo era giusto. Ora mi chiedo se la foschia possa essere contenuta, se i ricordi si possono riporre in un pensatoio, di sicuro queste estrazioni si possono tenere al sicuro per essere studiate più approfonditamente in seguito. Sebastian, questo una pagina di diario.
Cerchiamo le altre. Perché non ha lasciato tutte le annotazioni Rebellion. Del diario nello stesso posto? Signorina è proprio pazza comunque. Boss! Dai il trollone, ci piace il trollone. Bello incazzoso. Ha smontato tutto. Facci tua, ma non si fa. C'hai gli occhi rosa? Così. I ragni però no, eh. I ragni no. Aio. Aspettate un attimo. Non ha preso nessuno, è incredibile questa cosa. Aio, mamma mia. Allora. Poi. Ho sbattute un paio, così la piantate di scassare. Cavoli. Vai. Ne abbiamo 800 da andare a prendere. Attenzione. Vieni tutti qui, tutti qui. Vai di cavoli, vai di cavoli. E usiamo questa. Che meh. Sei un pazzo isterico. Poi questa che era? Dell'invisibilità, no. Del tuono. Focalizzante. Mi piace. Questa che era? Endurus per la difesa. Allora, andiamo di focalizzante. Certo che è tempo che le pigli tutte. Buonanotte. Finito l'effetto dell'altra. Ok. Mo ci avete rotto il geppetto. Aio. Quella sorella di tua madre. Lancia stupeficium contro un nemico. Stava a legge però. Ok. Creato il panico. Fantastico. Vai, almeno questo famo. E io sbatto la mazza in faccia, scusa. Ah, ma stavo cliccando. Sì, vabbè, però vedo che il prompt dei comandi è molto reattivo. Cioè, io stavo a fare questo, ma mezz'ora per attivarlo, che cos'è? Ah, è livello 33, ecco perché è così tua madre. Tu non hai idea della prostituta che è tua madre. Lo dico io. Come? Incredibile. E vabbè. Allora rimani ferma, che te devo dire? Fatemena. Pace amen. L'hai fatta? Dai. Ma com'è bellino, troppo figo. Via 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 via. Fai così. Ridagliala così. Oh. Grande lavoro di squadra. Anche se i troll infuriati sono un po' casana per l'amicizia. Incazzati neri. Allora, dovremmo... Ah no, non ci possiamo andare, lì ci siamo venuti. La strada dovrebbe essere questa, però è un attimino bloccata. Per cui, intanto raccattiamo il tutto.
Un attimo. Cazzo coso. Prendi questo. Qui. Non c'è nulla. Questo qui. E andiamo di qua. Troll hanno messo tutto a soqquadro. Ci sono. E ho visto. Confringo. Quindi reparo Lumos. E Lumos, vediamo se dobbiamo riparare qualcosa. Dovresti riparare questo. Ok. Perfetto. Filo da torcere. Un intero gomitolo, direi. Più niente. Piccola cassa. E andare di là. Però. Non riusciremo mai a raggiungere quella. Che gioia ho provato nell'aiutare mio padre dopo tutti questi anni a sentire di nuovo la sua voce. Non riesco neanche a esprimere quanto mi sia mancato. Confesso di essere rimasta sorpresa dalla reazione dei custodi, anche se me la sarei dovuta aspettare. Come possono rimanere a guardare senza fare nulla quando possiedo un potere in grado di fare così tanto bene? Chi si crede di essere il professor Rackham per dirmi che posso e non posso fare con la mia abilità? Tutti loro hanno una bella faccia tosta a giudicare il mio lavoro senza comprendere davvero i risultati che ho conseguito. Tuttavia nutro ancora un po' di speranza. La preside sembrava in qualche modo capire ciò che stavo facendo. Andrò da lei al momento opportuno. Potrebbe essere disposto e in grado di aiutarmi. Finché non ne sarò sicura dovrò continuare a lavorare da sola. Per ora mi troverò... Per ora. Ma troverò qualcuno che mi aiuti. Qualcuno che comprenda il dono che ci è stato fatto e il nostro obbligo a utilizzarlo. Per il momento metterò al sicuro tutto ciò che ho imparato. Un giorno sarò in grado di condividerlo con qualcuno come me. Credi? Non sarà così. Isidora è stata qui. Ci vuole questo. E qua. Guardium Leviosa. Non è proprio il modo ideale, ma va bene lo stesso. Aspetta. Poi c'è di qua. Basta. Vado a mettere una cassettina, qualcosa di interessante. Quante scale. Sono senza fiato. Però ne è valsa la pena. Che panorama. Che panorama. E senti. Faccio. Dai. Wingardium Leviosa. Ottimo lavoro. Tua abilità non cessa mai di sorprendermi. Se devi levare. Lo so che sono abile. Aspetta. Aspetta. Niente. La nulla. No. Un altro ostacolo. Ci sarà un modo per farlo saltare via. È impossibile che non ci siano sbocchi. Deve esserci un altro piano sopra di noi. Ho capito. Devi stare buono un attimo. Cioè, sto a guardare io. Non è che sto giocando. Divento ogni giorno più abile nell'uso del mio potere. Sapere che ciò che faccio è esattamente ciò a cui mi sono destinata. Ciò a cui sono destinata mi rende ancora più risoluta. Il numero di anime che sono riuscita ad aiutare cresce di giorno in giorno. C'è così tanto dolore. E ho scoperto che la magia stessa conferma che ciò che faccio è giusto. Ogni volta che inspiro la foschia, anche solo un po', mi sembra di diventare ancora più abile. Vengo ricompensata per il mio coraggio, perché uso la magia nel modo in cui era destinata a essere usata. Temo però che dovrò trovare un modo per conservare ciò che non posso usare sul momento. Non riesco ancora a comprendere il suo potere e non voglio lasciare nulla al caso. Ho un'idea, non è priva di rischi, ma penso che ne valga la pena. Chissà che caspita ha creato questa qua. Questa annotazione è preoccupante. Molto. Confringo.
Grazie. Cerca la sezione del trittico. Ribello. Si è buggata la situazione? Ah, ok, quelli. Ah, va bene. Uno è lì. Ma dobbiamo andare su. Riparo. Più niente da riparare, eh? Come? Confringo. Non si accendono le torce. Ribelli. Uno è lì. Un altro è di là. Ne manca uno però. Vai il terzo. È là dentro, dobbiamo andare su. Non si può fare così. Come fai? Come ci andiamo su? Ribello. Ah, ok. Confringo. Ah, io che sono cercato. Potuto fare di meglio. Questo posto non può essere appartenuto solo a Isidora. Stavo cadendo. Ci ha portati qui. In maniera proprio miserabile, non l'avevo neanche visto il buco. Faccio qua così, no? Sì, c'è un zacchetto. Un altro simbolo runico. Ormai dovrei essere in grado di capirlo perfettamente. Oh. Confringo. Ok, uno è lì. A posto. Rebellio. Come vedete, se c'è roba da BA prima si vale il tutto. Qui è tutto a posto. Quindi uno, uno, due e tre. Che sia un'altra zona creata da Isidora. Isidora deve aver affinato la sua abilità con la magia antica in questo posto. Come ho potuto sbagliarmi così? La preside non mi aiuterà. Ho cercato di farle comprendere, ma anche lei come gli altri è cieca la possibilità offerta dalla magia. Ho infine compreso che non posso contare su nessuno, ma sono più potente di quanto sia mai stato e so che grazie al lavoro fatto finora. Non lascerò che la mia magia rimanga dormiente come fanno i custodi, come disprezzo quel ridicolo nome che hanno scelto. Come se custodire il potere solo per se stessi sia qualcosa di lodevole. Confesso che inizio a dubitare di trovare qualcuno con cui condividere il mio lavoro durante questa vita. Se non ci riuscirò, troverò conforto nell'aver lasciato una pista da seguire, da cui imparare. Forse chi verrà dopo di me farà ciò che io non sono riuscita a fare, guarire il mondo. Questa è pazza. I ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Non si può guarire il mondo. Come lo guarisci il mondo che è pieno di psicopatici malati? Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Oh, lo guarda. Non avrebbe dovuto tenere tutto questo segreto. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Però non capisco perché sembra essersi data tanto da fare per raccontare la sua storia a loro insaputa. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Già, anche io. È la stessa cosa che hai detto prima. Completando il trittico riusciremo a capirci qualcosa. Rebelli. Di... Perfetto color prugna. Va bene, andiamo a completare sto trittico e vediamo. Cosa c'è? Una roba, boh. L'hanno splashati gli occhi. Vai. Abbiamo l'altro pezzo di quadro, in teoria.
Dovremmo capirci qualcosa adesso, dove? Ci ha fatto vivere questo trittico. Ci siamo. Yeah. Tenermi sulle spine. Cazzalo, dai. Vado. Niente? Vuoto? No. Oh! Un altro pensatoio. Stavamo inseguendo questo. Mi chiedo se... Che cos'è? Beh, scopriamolo. Mi levo. Non posso resuscitare mio fratello. Ma posso darti la pace, papà. Avanti, accomodatevi. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo? Voglio mostrarvi qualcosa. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts. Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Isidora. Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Grazie. Funziona? Direi proprio di sì. Ovviamente, è argento goblin. Mi serve qualcosa di più grande. D'accordo. Sarebbe utile se mi dicessi che cosa dovrà contenere. Magia. Avanzata da un incantesimo per rimuovere il dolore. Però, se usato correttamente, il suo potere è in grado di fare molto di più. Perché vuoi mettere da parte una simile magia? Voglio tenerla al sicuro finché i miei colleghi non ne capiranno il valore. Alcuni sono turbati da una tale magia. Non tutti sono pronti a un simile potere. Forse no, ma qualcuno lo sarà. Ha eliminato il dolore. Hai capito, Isidora? Lo sapevo. C'è un modo per aiutare Anne. Qualcosa non va, Sebastian. Che vuoi dire? Hai visto ciò che ha fatto? No, non con i ricordi, con il ritratto. Io credo che Isidora non sia apparsa semplicemente perché non può. Non ti seguo. Abbiamo già visto quel posto. La casa abbandonata a Feldcroft, il quadro distrutto. Era lei! Sì, è vero, qualcuno ha distrutto delle tele incantate. Ma abbiamo trovato il ricordo. Sì. Sì, hai ragione. Abbiamo visto quello che voleva mostrarci, quello che poteva fare, che tu puoi fare. Ma non so come fare quel che ha fatto Isidora. Allora dovrai imparare. Ti insegneranno i custodi. Non so se lo faranno. Per i custodi rimuovere la capacità di provare dolore è una forma di magia complessa e imprevedibile, da usare con grande cura, se non da evitare. Da evitare? Ma se hai superato tutte quante le loro prove, hai già dimostrato quanto vali. Tu puoi farcela.
Ne hai le capacità. Ti prego, parla coi custodi. Se non per me, fallo per Anne. E vabbè. Perché i custodi vogliono far star zitta Isidora? Perché distruggere il suo ritratto? Soprattutto che fine ha fatto lei? Vabbè. Bene, giovani. Direi che questa missione l'abbiamo conclusa e anche questa puntata si può concludere qui. Vedremo come andrà avanti la situazione. Come al solito vi ricordo che sul canale trovate la playlist delle guide, delle missioni secondarie, delle missioni principali, quindi il walkthrough. Mi raccomando, recuperatele se vi serve qualsiasi cosa. E come al solito iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete, lasciate un bel like. Grazie mille per averci seguito e alla prossima.